linguaggio così nuovo, moderno, attualissimo di pochi anni è il discografico, produttore appunto di dischi, che perlomeno presso a poco è questo. Sono nato produttore e mi arricchisco con l'industria discografica del disco. In convento se mi va, io ci mando da lì da, do le calze a Sandy Shaw, ma le scarpe no. Sì, sì, sono un discografico, la mia è una casa musicale molto grande, quando ho incominciato era una casetta, due camere e cucina, ora è un vero palazzo, piano rialzato, piano attico, pianoforte e casamento per gli impiegati. Io fornisco dischi a tutto il mondo, il mio lavoro a volte non è più un commercio, è una missione. Ho imposto pelle nera nel Sudafrica, ho mandato la pioggia nel Sahara. Il mio è un mestiere che ci tramandiamo di padre in figlio. Mio nonno stampò le prime romanze di Tito Schipa, il mio bisnonno le prime canzoni del Quartetto Cetra. E poi io sono diventato discografico anche, diciamo così, per ragioni geografiche. Mio padre era calabrese, mio zio pisano, mia madre d'Albano. I miei affari vanno molto bene, i miei dischi sono sempre nell'Hit Parade di Luttazzi, sul tetto del mio stabilimento svento la bandiera gialla. Le mie edizioni, grazie. Le mie edizioni riempiono i programmi della radio e della televisione. Mio infatti è il motto, è la radio che lancia il microsolco, ma è la TV che lo difende. E poi, come vi posso dire, la mia casa ha sotto contratto i migliori cantanti, Mina, Milva, Endrigo, la Villani. La Cinquetti non l'ho voluta, è una cantante di poco peso, ma ho rimediato mettendoci la Berti e così le cose sono riequilibrate. Poi c'è Little Tony, Fontana per la verità ce l'ho in comproprietà con la Roma, per il momento lo faccio giocare con Herrera in attesa che si faccia le ossa. Sono molto colto, io ho studiato lingue, poi anzi sono molto arguto, sono stato il primo a dire che la mina prima o poi sarebbe esplosa. Mio è il motto, patti bravo, amicizia colta. Amicizia corta, queste sono cose che capitano senza rete, la R al posto della L, applauso, grazie. Io sono molto colto, ho studiato lingue, in tedesco so dire nein, in russo niet, in spagnolo nada. A proposito di nada, il suo primo successo nacque nel mio stabilimento, difatti non ho ancora fatto mettere i termosifoni. Così quest'inverno i miei operai non facevano che dire ma che freddo fa, ma che freddo fa. Io vado incontro al popolo e ho buttato giù una canzoncina. La musica ha anche condizionato la mia vita privata. Io non abito in un palazzo, non sono pazzo, abito in una villa, capita l'allusione? L'ho chiamata Villa Claudio. L'ho arredata anche con quadri di Morandi. I miei dipendenti sono tutti bruni, ho un maggiordomo che si chiama Battisti, nel parco ho un pavone, dei camaleonti, dei corvi, un cane. Questo cane è un boxer, anzi un jukeboxer. Poi soffro di malattie naturalmente professionali, ho l'ernia del disco naturalmente. Quando mia moglie prepara l'insalata sono sempre io che la condisco. L'altro giorno ho incontrato il mio medico personale, il quale mi vede un po' giù di corda e mi fa: beh, come va? Dico: non c'è mal. Ma come non c'è mal se sei tutto giallo? Dico: beh, non c'è mal dei primitivi, sì, io che ci mando a senza rete. E per il dispiacere così mi è venuta l'itterizia, bisognerà che un giorno o l'altro mi riposi, mi piglierò qualche giorno di festival, Castrocaro, Ariccia, e poi me lo merito in fondo perché sono tanto pio, il mio protettore è Sanremo, i miei amici sono Santo e Johnny, Marisa del Frate, Michi del Prete, Tony del Monaco, Mario Abate e Guido Sacerdote.